Appuntamenti in agenda per sabato 8 ottobre. Chiavari ospita il mercatino dell'antiquariato. Le bancarelle saranno allestite nel centro storico dalle 8 alle 20. Continua l'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante, la 15ª edizione del raduno di otologia Otto Sub. Alle 8.30 la lettura magistrale, dalle 9 e nel pomeriggio dalle 17 le diverse sessioni di lavoro. Apre al pubblico la mostra personale di pittura di Francesco Cassanelli, allestita nei locali del ristorante La Sciamada dei Vinaceri Ballerini. Visite durante l'orario di apertura del locale dalle 8.30 alla mezzanotte. Torna a terra il Leudo Nuovo Aiuto di Dio. Dalle 9 sulla spiaggia dei Balina, a Sestri Levante, sarà possibile seguire le operazioni di alaggio della storica imbarcazione a vela latina. 10ª mostra Scambio Radio Genovese, a cura dell'Associazione Radio Amatori Italiani, a Genova Pra, dalle 9 alle 15 in Piazza Ascesa. Nell'ambito della giornata nazionale Lo Sport Che Vogliamo, alle 10.30, nel campo sportivo di San Colombano Certenoli, allenamento di atletica leggera aperto a tutti. Prosegue la rassegna Il Porto delle Storie, fumetti a Camogli. Nella sala del Consiglio di Palazzo Comunale, alle 11, incontro con Alfredo Castelli e Luca Barbieri, raccontare l'avventura. Nel pomeriggio, alle 17, raccontare la realtà, incontro con la Revue de Z Italia. Nel Parco Casale di Rapallo va in scena la 10.000 passi per la salute, la terza edizione della Marcia della Salute organizzata dal Lions Club Rapallo Host. Iscrizioni a partire dalle 14, partenza alle 15, a fine percorso saranno a disposizione 6 gazebo per mini check-up di salute. Visita guidata al Castello Malaspina Fieschi di Santo Stefano d'Aveto alle 15, ritrovo con partenza dallo yacht. È aperto alle visite il Museo Multimediale del Mare nel Castello Cinquecentesco di Santa Margherita Ligure, orario sabato e domenica dalle 15 alle 17. Nella chiesa di Sant'Anna a Rapallo, concerto d'archi a cura dell'orchestra Jean Sibelius. Ai violini Mariana Rusna, che è Angelo D'Amico, dirige il maestro Filippo Torre, inizio alle 15.30. Connettiamoci con Monassao. La parrocchia di San Lorenzo di Quigliano a Savona propone una mostra fotografica sulla missione africana, focaccette e un pomeriggio di giochi dalle 16 nell'oratorio. Ultimo appuntamento per il Giardino delle Idee nel Giardino dei Lettori della Società Economica di Chiavari. Alle 16.30 si affronterà il tema L'età del cambiamento, come ridiventare un paese per giovani. Partecipano Silvia Sciorilli Borrelli, corrispondente dall'Italia del Financial Times, e Salvatore Poloni, condirettore generale del Banco BPM. Il grande viaggio è il tema della conversazione con l'antropologo Davide Bella Talla, proposta dall'Associazione Il Bandolo, dalle 17 nell'auditorium della Filarmonica di Chiavari. Al via la mostra personale di Pino Mantovani, Attese, dalle 17 nella Galleria Gianfrancesco Grasso della Società Economica di Chiavari. L'esposizione resterà allestita fino al 30 ottobre, tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20. Taglio del Nastro alle 17 nella frazione di Santa Lucia a Ne per il nuovo laboratorio di Terra Verde Tiguglio, gruppo di piccole aziende agricole della Val Graveglia. Terza edizione della manifestazione Suoni di una volta a Santo Stefano d'Aveto dalle 17 davanti al Castello Malaspina, esibizione di moto trial, gruppi di boscaioli, cori alpini e fisarmoniche. Dalle 18 alle 22 per i più piccoli i giochi di una volta, alle 19 l'apertura degli stand gastronomici. Alle 17.30 nel Palazzetto dei Congressi di Marciana Marina, sull'Isola d'Elba, convegno La lezione di Mario Lodi, Educarci a vivere, con la partecipazione del dirigente scolastico Davide Gambero e degli artisti sestresi Alfredo Gioventù e Daniela Mangini, modera il giornalista Roberto Pettinaroli. Infine, a Sestri Levante, alle 17.30, verranno presentati gli interventi di restauro e di conservazione della cella campanaria, dell'altare maggiore e del tetto dell'oratorio di San Pietro. La celebrazione eucaristica e la successiva benedizione dell'altare sarà presieduta dal vescovo Monsignor Giampio De Vasini.